ma mio marito è morto da 3 anni. No, aspetta, mio marito è morto da 15 anni. Oh, è vero. Uno sì, è vero, uno sì. Comunque, Wender ha questo libro magico con un sacco di nomi e quando trova un personaggio nuovo lo deve battezzare. Ha trovato il maniaco di Asti, quindi partiamo con un Wenderland. Con Dean Martin, se non sbaglio, giusto? Sì. E poi, dopo la canzone, metteremo il test di personalità. Io vi garantisco che oggi si è superato. Partiamo dal Wenderland, andiamo. Questo è Wenderland. Ciao, sono sempre io la voce del sistema operativo di quel coglionazzo di Wender. Qualche giorno fa Wender ha fatto uno scherzo con la voce di Dean Martin. Sei un figlio di puttana. Allora, adesso io prendo qualcuno della tua famiglia donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Ma poi ad un certo punto ho dovuto inserire le voci di Tony Termosifone. Chiamami figlio di puttana. Piano con le parole. La missione di oggi, eliminarlo. Questo è Wenderland. Mamma mia, madonna. Chiamami figlio di puttana. Piano con le parole. Bello. Capito? No, devi urlare, urla. Devo urlare. Chiamami figlio di puttana. Sì, te e tua madre. Hai bisogno veramente di un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale. Un pitbull lanciato sulla schiena. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo. Un pitbull lanciato sulla schiena, non è caso di uscito, ma se non riesci manco a prendere un pitbull, ma sai quanto è pesante un pitbull? Guarda, la prossima volta che vieni, e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io? Senti, adesso non ti devo dire una cosa serissima, io giuro che se ti trovo... No, devi urlare, urla! Rimpiangerai quel giorno, lo rimpiangerai, fidati. Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai. Ma se ti prendo, io giuro, e ti torturo a forza di cazzo di culo. Adesso c'hai le crisi. Spam! Ho appena finito di scopare che mi viene a rompere i coglioni a quest'ora. E questo è lo scopo. Con chi cazzo sei? E la mattina dormo. Con chi cazzo sei? Te fai una brutta fine. Come fai ad avere il mio numero? Chi te l'ha dato? Prossimamente. Aia! Il test di personalità. Adesso. Dai, mettiamolo su. Mettiamo un disco. Sì. Io volevo sentire su. Sono stato. No, attenzione. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità. Testa. Audio 105. Testa. Il test di personalità. Amici, allora, adesso voglio fare una presentazione di questo appuntamento degli scherzi di Wender, il Wenderland. Io utilizzo voci campionate dai film, gioco con le voci e chiamo la gente a casa. Lo sappiamo. Qualche giorno fa, voi sapete benissimo che è successo quel problema di quella persona che rispondendo a Dean Martin ha detto quella parola, è venuto fuori un macello, ho chiuso programma, un casino. E allora, visto che sono un gran bastardo, adesso utilizzerò le sue voci contro di lui. Adesso la devi pagare, non è che la paghiamo solo noi, merda. Adesso ti faccio un culo così. Siamo pronti con il test di personalità. Chiamo la persona con la sua stessa voce. È incredibile. No, l'ho inventato. Vaffanculo, lo spacco. Con calma, però. Il test di personalità. Tony, chi è? Poi, senti un attimo. Sì? Allora, io te lo dico con tutta la tranquillità del mondo. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Adesso risponderà quello vero. Io adesso stacco. Richiamami un'altra volta. No,
Meno male. Ti faccio vedere marmellata. Sì. Ma se ti becco, madonna, ma io ti storpio. Senti, adesso non ti devo dire una cosa serissima. Io giuro che se ti trovo, rimpiangerai quel giorno. Lo rimpiangerai, fidati. Ma che conversazione. Io che tu sia uomo o donna. Io giuro che tu sia donna o uomo, io ti stupro. Piano con le parole. Io ti violento, donna. Te la stupro, continua. Come fai ad avere il mio numero? Chi te l'ha dato? No, lascia perdere, non deficiente, tu continui a succhiare. Ma come cazzo stai messo? Fa finta che non si succhia. Senti un attimo. Allora, chiunque tu sia, io giuro che prendo tua moglie, tua sorella, tua madre, tutti, me ne ingrozzo tutte quante. E finiti di cagare il cazzo. Io a te, piano con le parole, ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo. Non chiamare più. Ciao. Aia. Non molla, Wender, non molla. Pronto? Mamma. È finito male. Vabbè, il cazzo. Io giuro, se ti prendo io ti sgozzo te e tutta quanta la tua famiglia. Io ti ammazzo, bastardo maledetto, figlio di troia, io ti uccido. Io se ti vedo in giro, se vengo a sapere chi cazzo sei o chi cazzo siete, io vi sparo in faccia a tutti quanti. Piano con le parole, stai zitto. Cazzo, stai sboccando? Sì, io giuro che se ti prendo, prima... In culo te, in culo tutti quelli della tua famiglia, tutti quanti i tuoi cazzo di amici. Io giuro, io per le puttane e anche per quelli come te in casa ho dei dildo da ficcare nel culo. Io te li ficco in bocca, nel culo, tanto sono fatti in legno. Io te li metto tutti quanti fino a quando non mi chiedi pietà, brutto maledetto. Mi metto 40 strati di preservativi, team, bravo, sì, 40 strati. Ti faccio cagare marmellata. Tu hai una voglia di scopare? Che neanche te le immagini. Non devo metterti la voglia. Sì. Voglio di prendere qualcuna. Voglio di prendere una, perché sia proprio di quella troia, ma di quelle proprio così. Vi arriva fino in gola, in poche parole, fino poi voglio in bocca. Come andrà a finire questa telefonata? Il test di personalità. No, ma ragazzi, ma l'avete chiamata veramente? Ci abbiamo Fiammetta Cicogna al telefono. Abbiamo il telefono.